Dopo bambini inizia la caccia al tesoro. Nascondete tutti i pesci per la vostra famiglia e anche per voi. Per esempio, se il papà è annoiato, potete nascondere il pesce nella macchina e dirgli: cerca il pesce dell'impegno, papà. Cercalo in garage. Sia vostro fratello o sorella. Sono tristi perché si sentono soli. Nascondete il pesce della compagnia in giardino o nel terrazzo e poi portateli fuori con voi a cercarlo. Magari ci scappa, che alla fine giocate insieme, passa la tristezza e viva la compagnia. Se la mamma è un po' stanca o triste, potete nascondere il pesce dentro al frigo e con una scusa farglielo aprire. Ecco il pesce della gioia, tutto per lei. Se vi sentite un po' spaventati o un po' soli, fate trovare il vostro pesce del coraggio nel divano o nel letto, chiamate la mamma e il papà. E cercatelo insieme, parlatene con loro, cercate di spiegargli cosa vi fa paura e vedrete che insieme, un po' alla volta, le difficoltà si affrontano e il coraggio diventa sempre più forte della paura. Forza, bambini! Allora, bambini, avete capito come si può fare una bella pesca miracolosa? La potete fare quando volete voi, per prendervi cura della vostra famiglia. E con questo vi saluto, vi mando un abbraccio e mi raccomando, cercate di essere felici. Ciao, a presto, dalla maestra Giorgia.